Voi direte, ma te sei impazzito, che ti applaudi? Stavo applaudendo voi perché continuate a supportare questa serie in maniera pazzesca. Sembra banale perché poi diventa quasi un'abitudine. È tutto normale, è normalissimo che la carriera sul mio canale vada alla grande, è normalissimo anche che noi possiamo rimontare qualche partita come abbiamo fatto poi negli ultimi due episodi. E sta diventando normalissimo anche vedere un Leicester al vertice della classifica. Bene. Per chi segue questa serie dall'inizio sa che tutto questo non deve essere un'abitudine, non deve essere scontato, perché ce lo siamo guadagnato col sudore. Io stavo rivedendo qualche episodio negli scorsi giorni, ad esempio i primi, ricordo nella prima stagione la partita contro il Chelsea, le varie sconfitte, qualche episodio con il bomber Zlatan, insomma, tutto questo ce lo stiamo costruendo, è un bel progetto e soprattutto vi ringrazio perché vedere una serie che va così bene, sempre supportata, la posso pubblicare anche alle 2 del mattino la carriera, ma avrebbe sempre tanto seguito, mi fa piacere, mi rende veramente felice. E vi voglio dire anche un'altra cosa, un episodio che mi è successo, che poi mi ha fatto rianalizzare tutto questo. L'altro giorno stavo tornando a casa dalla palestra e praticamente mi passa vicino una macchina con un ragazzo che aveva avuto più o meno 15-16 anni, si affaccia dal finestrino e mi urla tipo Tolisso, grande la rimonta con la Loco, di più in quel momento stavo tipo quando, dove e perché, però sono le cose belle e che ci fanno sentire quasi una famiglia, ecco, non vorrei esagerare, però quasi una famiglia, perché poi sicuramente ci rendono e vi rendono più tifosi di questa carriera, di questo Leicester che oggi torna, signori. E allora, prima di iniziare il video al volissimo, volevo citarvi una data: 27 giugno 2017, una data che dovete ricordarvi. Seguitemi su Instagram, mi sta comparendo l'omino, non mi ricordo mai dove, dovrebbe comparire di qua, ma può essere che mi sbaglio, quindi sta comparendo di qua, ma io dico di qua per un dubbio. Ma perché dovete seguirmi su Instagram? Intanto perché lì avete sempre tutte le informazioni su video, uscita, news e cazzi miei soprattutto. Bene, poi perché appunto io in questi 2 giorni, oggi è 22 giugno, voi vedrete il video il 23, io il 20 e il 21 sono stato a Pomezia per girare un video musicale che uscirà appunto il 27, e proprio ieri ho lanciato l'hashtag su Instagram, io come chiaramente gli altri partecipanti, ovvero siamo ancora in piedi, che è un po' l'hashtag che deve partire da questo progetto, che non vi voglio spoilerare ma che vedrete poi il 27. Quindi seguitemi su Instagram, seguite tutte le news. Palcoscenico spettacolare quello di Old Trafford, 24 aprile 2018, il Manchester United dello Special One di Mourinho di fronte all'Leicester di Marconi, di uno che lo Special One vuole diventare, soprattutto che vuole portare il suo Leicester in Champions League. Manchester che ha scavalcato l'Arsenal da già qualche mese ormai e che sta conducendo questa Premier League, un Manchester che però non ha ancora fatto i conti con il Leicester. All'andata finì 1-1 sul campo delle Foxes. Leicester che andò in vantaggio nel primo tempo e poi nella ripresa, proprio a tempo scaduto, arrivò un pareggio beffardo di uno United che però non giocò il miglior calcio della sua stagione. E quindi questa partita, per molte ragioni, ci dirà davvero tanto. Dembélé va subito a riconquistare la pallone, la gioca su Musa. Ancora Dembélé, parte aggressivo il Leicester di Marconi. Prova ad inventare Dembélé, steso da Darmian ma senza fallo. Poi si impegna Musa per arrivare sul pallone e ci riesce. Capucca. Fuori da Dembélé, va dentro Capucca, Dembélé sul mancino, vuole liberarlo in porta, non trova lo specchio con De Gea, attento a controllare la traiettoria del pallone, un Leicester che prova subito a dettare calcio, sta andando Capucca che si è sbloccato ultimamente, ha segnato ben 3 gol nelle ultime, anzi 4 gol nelle ultime 2 partite, ora Riyad Mahrez salta molto bene Shaw, va sul sinistro, Mahrez! Che bellezza! All'Old Trafford, un gol d'autore! Quello di Riyad Mahrez che porta avanti il Leicester dopo 8 minuti del primo tempo, 1-0 Foxes. Riyad Mahrez ha segnato uno dei gol più belli, non il più bello perché in Europa League qualche mese fa ci ha deliziato con un capolavoro sotto l'incrocio dei pali, ma anche questo è un grandissimo gol perché è stato bravo a saltare di corpo proprio, una finta di corpo Luke Shaw, poi sposta il pallone a Smalling e va a calciare di collo pieno, palo e gol. Manchester United 0, Leicester 1, si è già sbloccata la carriera di Old Trafford e non a favore dello Special One. Può far veramente benissimo, lo cerca Tolisso, poi l'appoggio per Dembélé, anche lui di sinistro, palo clamoroso dell'Leicester, poi arriva Capucca a rimorchio, la finta di Capucca, prevedibile. Martial, il lancio a mettere in porta Mkhitaryan, difeso da 2, calcia in porta, mamma mia, mamma mia. Kanté per Mahrez, sta partendo ancora, N'Golo Kanté al limite, calcia in porta De Gea in 2 tempi,
sull'esterno Marquinhos, che però gli resta addosso. Il cross arriva verso Schneiderlin, Sandro prima di lui, poi si dimentica il pallone, arriva Pogba, Pogba, Zuma, la porta però è vuota, Pogba ancora e si salva il Leicester. Grande chance e lì Pogba ha aspettato troppo. Luke Shaw va a prendere posizione all'interno dell'area, Shaw vuole chiaramente il fondo, mette il cross, arriva Griezmann, Ziller, miracoloso, miracoloso Ziller sul tapin dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid, che era andato di punta e di petto dice no, Ron Robert Ziller, che poi esulta come avesse alzato la Coppa Campioni. Verso Griezmann, Zuma gli vola in testa praticamente. Poi Pellegrini con un sombrero strepitoso, va dentro Musa, gran pallone per lui, al centro Capucca, palla dentro, Pogba e De Gea. Ha sbagliato qui Musa però, perché se l'è trovata sul sinistro che non era il suo piede e l'ha messa troppo dietro. Gli fosse capitata sul destro, l'avrebbe messa sui piedi di Capucca. Così non è stato, due di recupero. Game over all'Old Trafford! Ci hanno beffato loro al 93esimo da noi e li abbiamo espugnato lo stadio al ritorno. A parte l'italiano molto compromettente in questo finale di partita. 1-0 per il Leicester e questa è una vittoria epocale in casa della capolista del Manchester United. La decide Mahrez con un gol d'autore, ma la decide una grandissima prestazione del Leicester che in tutti i 90 minuti ha dimostrato grandi cose. Pogba è sconsolato e direi giustamente, perché neanche io mi aspettavo un Manchester così negativo. Poi è chiaro, loro hanno singoli, sono una grande squadra, altrimenti non sarebbero in testa alla classifica e ci hanno messo sotto in alcuni momenti della partita, ma sarebbe stato strano il contrario. Però è stata comunque una partita abbastanza equilibrata, con il Leicester che l'ha saputa giocare d'astuzia, di intelligenza, e alla fine l'ha decisa un gol, ripeto, un grandissimo gol di Riyad Mahrez. Questi gli altri risultati con l'Arsenal che comunque si ferma e quindi non approfitta del passo falso del Tottenham. Adesso vediamo la classifica. Noi saremo impegnati contro il Middlesbrough nel prossimo turno. Classifica che recita che non è ancora finita, perché sì, se da una parte il Manchester ha una partita in meno, dall'altra sono comunque 4 i punti che ci separano dal primo posto. Non è ancora detta l'ultima, signori. Il campionato non è chiuso neanche per niente. Eppure solo un episodio fa vi avevo detto è impensabile il primo posto, forse anche il secondo per la distanza che c'è. Ma stiamo recuperando tanti di quei punti che metà basterebbero. Quando tutto sembrava già scritto, deciso e impossibile da cambiare, è sceso in campo il Leicester all'Old Trafford contro il Manchester United. È sceso in campo il cuore delle Foxes, in particolare il cuore di Riyad Mahrez e la sua classe. 1-0, tutti a casa e campionato riaperto. Magari non vinceremo lo scudetto, ma comunque adesso sì, adesso facciamo paura davvero a tutti. Parte Mahrez sulla testa di Rugani! Che bellezza il gol di Rugani, che ha buttato giù la porta! Tutti i bei gol in questo episodio, anche questo un grandissimo colpo di testa perentorio, Valdés immobile e Leicester in vantaggio. Ottima partenza, così come una settimana fa, e Leicester che continua il momento strapositivo. Marconi esulta così, perché il Leicester si avvicina sempre di più al vertice. E allora finisce qui, il Leicester vince ancora, vince sul campo del Middlesbrough per 1-0, una vittoria che non è mai stata messa in discussione se non dal fischio del calcio d'inizio al momento del gol, perché l'abbiamo fatta la partita oggi con ancora più sicurezza di quella mostrata all'Old Trafford. Un Leicester che poteva vincere anche 4-5-0, che poi dal punto di vista delle palle gol non ha neanche creato tantissimo, ma il controllo c'è stato e come. E quindi 1-0, 63 punti in classifica, il Leicester ragazzi continua a fare il suo. E adesso vediamo un po' come si evolve la situazione. Attenzione alla classifica, attenzione alla terza in classifica. 63 punti il Leicester, 64 il Manchester, sorpassato dall'Arsenal che ha una partita in più, ma questo significa che il Manchester, ha comunque perso questa giornata di campionato, anche se dovrà recuperarne un'altra, che bene che gli andrà, gli permetterà di tornare a pari merito con l'Arsenal, ma comunque a 4 punti sul di noi, cioè siamo a meno 4 dalla vetta. Comunque sia che l'Arsenal continua a vincere, comunque sia che il Manchester recupera quella partita e vince, a meno 4 dalla vetta, a 3 giornate dalla fine. È comunque complicato ragazzi, è comunque molto complicato, però perché non crederci? Perché se non ci crediamo noi non ci crede nessuno. È chiaro che noi dovremo fare il massimo, perché intanto dobbiamo qualificarci in Champions, quindi credendo nel titolo e quindi continuando a fare punti, automaticamente difendiamo la nostra posizione in classifica e quindi la qualificazione diretta in Champions League.
dal King Power Stadium di Leicester. È la semifinale d'andata dell'Europa League 2017-2018. Il primo atto, Leicester-Folsburg. Buonasera da Federico Marconi e buon divertimento per questa, che è una partita a sé in questo episodio. Non c'entra nulla con le altre due che abbiamo giocato. Stacchiamo la testa dalla Premier League, seppur difficile che sia, perché stiamo recuperando talmente tante posizioni che è normale fare un pensierino anche allo scudetto alla fine della stagione. Ma adesso pensiamo all'Europa League, una competizione che stiamo comunque rispettando tantissimo, perché abbiamo fatto il nostro, anche di più. Penso a rimonte incredibili come quella contro la Lokomotiv Mosca esattamente un turno fa, quando all'andata dei quarti di finale, proprio in questo stadio, all'intervallo eravamo sotto 2-0 e al 93esimo risultavamo per la tripletta di Corentin Tolisso. Un Tolisso che scende in campo, come vedete, stratitolare e soprattutto quei 20 metri in più vicino alla porta, decisivi. Scende in campo anche Mbaye Niang, un po' a sorpresa perché non ha brillato negli ultimi mesi, ha brillato invece nell'ultima partita, anche se non è andato a segno contro il Middlesbrough. Allora Marconi deve dargli fiducia per forza di cose. E dall'altra parte c'è un Wolfsburg che, come ho detto, se è arrivato in semifinale avrà i suoi motivi e le sue capacità, le sue armi per farci male. Un 4-4-1-1 con Super Mario Gomez davanti, che è sicuramente un giocatore molto prolifico a cui dovremo fare molta attenzione, perché spesso e volentieri la nostra difesa in questa stagione ha lasciato un po' a desiderare. Direi che è tutto pronto, direi che adesso si fa sul serio. Non è la finale, ma è la sfida più importante per arrivarci. Quello che abbiamo fatto fino a qui è importante, ma non basterà se stasera non faremo attenzione. Via Kanté per Mahrez, Leicester vuole andare in contropiede, qui Tolisso preso in controtempo, riesce comunque a girare il pallone per Musa, a memoria è Leicester, con Musa che vuole correre, rincorso da Vieirinha, il tackle, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Leicester, dopo 4 minuti e 52 secondi, Vieirinha stende Musa, calcio di rigore per il Leicester, e giallo per il numero 8 che è entrato nettamente fuori tempo, Musa gli aveva già lasciato dei metri, e qui hanno anche qualcosa da dirsi i due, vorrei essere sicuro che fosse sì, all'interno dell'area di rigore, nessun dubbio, Mahrez di fronte a Castils. Parte Mahrez, da una parte il pallone, dall'altra il portiere, Leicester 1, Wolfsburg 0. Questo è il verdetto dopo 5 minuti di gioco. Il Leicester che nelle ultime 3 partite, in tutte le gare di questo episodio, ha avuto delle partenze brucianti, pazzesche. Gol contro lo United dopo 8 minuti, gol più o meno dopo lo stesso minutaggio contro il Middlesbrough. E anche qui al King Power Stadium, in Europa League, contro il Wolfsburg, in semifinale, arriva il gol dopo 6 minuti. Ed è anche il sesto gol in questa Europa League da parte dell'algerino. Musa, Sandro, Tolisso per Musa, va sul destro, lascia partire il cross, in testa a Niang che doveva far meglio. Si ricomincia, batte il Leicester e via al secondo tempo, 1-0 per noi, devo dire con sicurezza, ma è una partita molto equilibrata che ancora ci dovrà dire sicuramente molte cose. Parte di Davide alla bandierina, Ziller esce e la fa sua. Poi deve sbrigarsi a rinviare, vediamo un po', Kanté gli si mette in mezzo, attenzione, Kanté riesce a salvare, la porta è vuota, Ziller, Tolisso, occhio che parte Musa, Junuzovic lo ha visto, lo manda, pallone forse un po' lungo, Musa però ci può arrivare e ci arriva, controllo ottimo, sterzata pure, Musa fino in fondo, sempre Musa, una finta di troppo, sta arrivando Tolisso, Corentin, Tolisso, sempre lui, un bolide, 2-0, tutti a casa, raddoppio dell'Leicester, mamma mia, Corentin Tolisso, è la sua competizione questa ragazzi, non so che dirvi, è la sua competizione, arriva da dietro, spacca la porta, con un destro pazzesco, un bolide, sul quale Castils non può assolutamente intervenire, Leicester 2, Wolfsburg niente. Poi Luis Gustavo salta due giocatori insieme dell'Leicester, vuole anche andare in porta, ecco il tiro, Marchigno, Sarpione allontana verso Mahrez, anzi Tolisso, poi Niang, Tolisso ancora con Niang che non finisce in fuorigioco ma può puntare la porta, lo rincorre Knoche, sempre Niang all'uno contro uno di fronte a Castils, Niang chiude tutti i giochi e ci manda in finale 3-0, Mbaye Niang questa volta non colpisce il palo e chiude sicuramente questa partita, quasi sicuramente ritorno, perché io conosco la mia squadra e non andremo lì a fare come Barça Paris Saint Germain. 3-0 Leicester, una lezione di calcio al Wolfsburg, signori. Finisce qui e come nello scorso episodio chiudiamo alla grande con un 3-0 contro il Wolfsburg, un 3-0 sicuramente che pesa tantissimo,
soprattutto per la gara di ritorno, e pesa doppio in positivo, perché chiaramente questo 3-0 significa che nel momento più caldo della nostra stagione, ovvero tra una settimana, quando mancheranno due partite al termine, noi ci stiamo impegnando sì per difendere il terzo posto, ma soprattutto, cioè soprattutto per il terzo posto, ma poi chiaramente un pensierino al primo lo facciamo, viste le distanze che sono molto brevi e dalle prime due. Insomma, visto tutto questo ragionamento, è chiaro che aver vinto 3-0 stasera significa che tu non vai a giocare alla morte da loro, vai a giocare concentrato, ma chiaramente devono vincere 3-0, ragazzi, 4-0 anche. Quindi è chiaramente molto semplice in apparenza. Poi semplice non è nulla, dovremo giocare concentrati come abbiamo fatto stasera e magari vincere 3-0 anche lì. Comunque sembra scritta la finale, perché il Barcellona batte 3-1 il Porto. Erano 1-1 alla pausa, sembrava poter essere tutta un'altra cosa. Invece vedere questo 3-1 al Camp Nou mi fa pensare che il Porto abbia sì bisogno di un miracolo, non miracolo quanto il Wolfsburg, ma comunque un miracolo per battere i campioni d'Europa. E poi comunque la speranza è quella, lo sapete. Detto questo, signori, io vi saluto. Questa è la classifica che vi ho fatto vedere prima, quindi ci salutiamo proprio con questa qui, ma ci salutiamo con un Leicester che adesso fa paura a tutti. Won't you just share that?